Salve a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale, io sono Grace, proseguiamo la nostra avventura con il gioco di Battlefield. Allora amici, nell'episodio precedente abbiamo affrontato il portaordini e devo dire che è stata veramente una bella missione, peccato per il finale. Comunque ce la siamo destreggiata egregiamente, devo dire. Quindi, di tutte le varie missioni o avventure che ci si propone in questo gioco, ci rimane solo questa qua. Nulla è scritto, quindi iniziamo. Nei deserti d'Arabia dilagava un'insurrezione già prima del mio arrivo in Francia. Tribù di beduini si erano unite per combattere una guerra molto diversa da quella delle nostre trincee. Con unità piccole e mobili sfidavano la potenza di un impero, tutti quanti uniti dalle idee di un solo carismatico guerriero. Idee di libertà e di cambiamento. Ok, proseguiamo ragazzi. Deserto arabo. Un oceano di dune in costante movimento e rocce bruciate dal sole. Sotto le dune infinite, il petrolio, l'oro nero, la linfa vitale delle macchine del nuovo secolo. Per oltre 400 anni, l'impero ottomano ha governato queste terre, controllando tutto ciò che vi si trovava. Ma il dominio ottomano non è incontrastato. Piccoli gruppi di beduini ribelli si sono uniti per rovesciare l'impero. Colpiscono senza preavviso, per poi svanire nel deserto. Al loro fianco c'è un ufficiale inglese, le cui gesta gli sono valse una certa notorietà. In tutto il mondo è ormai conosciuto come Lawrence d'Arabia. Nel deserto bisogna pianificare con cura e poi sperare anche nella fortuna. E la fortuna è stata dalla nostra quando abbiamo saputo di un treno ottomano deragliato con a bordo un carico prezioso. Ok, nuovo obiettivo, uso binocolo per realizzare i nemici. Va bene. Una piccola pattuglia si è unita agli ottomani sopravvissuti all'incidente. Insieme hanno sorvegliato l'area in attesa di rinforzi. Stiamo attenti ragazzi, come sempre. Ok, selezioniamoli bene, onde evitare spiacevoli inconvenienti, devo dire. Ok. Perfetto, mi sembra di averli selezionati tutti. A meno che non ce ne sia qualcuno nascosto da qualche parte. Passa dal portello sul tetto. Quindi dobbiamo stealtheggiare, ragazzi. Abbiamo solo il Un guerriero nostro solitario ha un vantaggio rispetto a un coltello. nemico numeroso. Può restare invisibile. Ah, qua ce n'è un altro. Lottiamo per ciò che riteniamo giusto, scontrandoci con coloro che vogliono impedirci di ottenerlo, costi quel che costi. Ok. Abbassati, siamo già abbassati. Vieni, vieni qua, vieni qua. Ciao, ciao. I membri della tribù hanno combattuto a modo loro, con le loro armi. Resistenza, intelligenza e coraggio erano le loro risorse principali. Ok. Allora, vediamo un po', eh. Passiamo di qua, ragazzi. Dunque, io farei fuori prima di tutto questo qua. Che è il più vicino.
Allora, vediamo un po', Zitti, zitti. Coppe, giù, giù. Ciappa. Ok, cavallino. Vediamo qua dentro cosa c'è di bello. Ok, però in qualsiasi caso per adesso io andrei in modalità stealthaggine. Qui c'è sto Mega Mitra qua, Allora potremmo scendere e ammazzare quello lì. Vediamo se viene. Se là ci aveva quasi visto uno, Allora, uno di qua e uno di là, Vediamo un po', ragazzi, se riusciamo a stealthiggiare, altrimenti iniziamo a sparacchiare, Ok. Ci siamo, ragazzi, con l'ambientazione spettacolare. Allora, per fortuna che non ce ne sono tanti, Ulan bütün hudutlara çekeceksin bir duvar, sonra hiç böyle uğraşmayacaksın. Çekecekler. Dai, dai, vai. Qua ci sgama quello lì. Ok, iniziamo a sparacchiare, ragazzi. Iniziamo a sparacchiare con questo Mega Mitra. Andato. Ok, passiamo di qua. Figa, è una figata sto mitra qui. Abbiamo poche munizioni, ma è una figata. No, mortaio sinceramente per adesso non ci serve. Va bene, ma non ci serve. Però è una figata usare anche il mortaio. Allora, vediamo un po', Tutto. Vediamo se ce ne sono altri. Mi sembra di no. Li abbiamo seccati tutti, mi sa, Allora, prendiamo arma. Sembra che li abbiamo seccati. Vediamo qua dentro cosa c'è. No. Questo sì. Quando il nemico ha armi ed equipaggiamenti migliori dei tuoi, quello che devi fare è rubare al nemico. Attrezzo riparatore. Attacchiamolo. Qua. Granata adesiva, direi di no. Allora, passiamo qua dentro.
e insinuiamoci. Cerco il libro dei codici, che è qua. Vediamo se c'è anche qualcos'altro di interessante. Mi sembra proprio di no. C'è una grande differenza fra guardare qualcosa e poterlo stringere nelle tue mani. Vieni fuori, è finita! Cazzo, ci hanno sgamato, ragazzi. Non pensavi che saremmo stati abbastanza veloci da raggiungerti, vero? Lawrence d'Arabia. A dire il vero, era esattamente quello che speravo. Lawrence. Molto astuto davvero. Ora il cacciatore è divenuto la preda. E tu saresti? Oh, come sei incantevole. Ahmed. Sarei libera, se non fosse per uomini come te. Libera, eh? Sarai libera solo da morta. E posso assicurarti che l'impero ha intenzione di donarti questa libertà molto presto. Anche ora, una macchina di distruzione flagella il deserto, annientando i vostri alleati, le vostre famiglie, le vostre case, i vostri uomini. Presto non avrete dove fuggire! Né dove nascondervi! Tutto ciò che conoscete e tutto ciò che amate verrà distrutto. E voi sarete liberi di morire. È animale! Zara! Senti, capisco che vorresti solamente strappare la carne dai piedi di quell'uomo per poi mandarlo nel deserto a morire completamente nudo. Ma pensaci bene. Hai ragione. Chiedo scusa, la mia amica a volte è un po' brusca. Adesso tu mi dici come eludere il tuo treno. Così noi lo attireremo in trappola e lo distruggeremo. Impossibile. Anche solo per comunicare con il treno vi servirebbe un libro con dei codici di comunicazione. Oh, come questo, intendi? Non potrete mai fermare le macchine e il progresso! Un giorno il mondo intero vi strapperà queste terre e il prezioso oro nero nascosto sotto la sabbia! Lo vedremo, amico mio. Ovviamente, ottenere il libro con i codici non era abbastanza. Per distruggere il drago di ferro, il Kanavar, come lo chiamavano gli ottomani, dovevamo inviargli 3 messaggi cifrati con l'ordine di fermarsi. Lungo la ferrovia erano disseminati degli avamposti ottomani. I loro comandanti avevano delle capsule portamessaggi. Dovevamo utilizzarle per inviare i nostri ordini, o il treno non li avrebbe riconosciuti come validi. Infiltrarsi nel villaggio non sarebbe stato facile, con un intero distaccamento di soldati ottomani al suo interno. Gli ottomani hanno creato un avamposto nel deserto. È isolato e poco difeso. Al suo interno vi sono armi e veicoli. Di certo non si aspettano un attacco. Quell'equipaggiamento potrebbe farci comodo se la cosa ti interessasse. Le antiche rovine erano tutto ciò che restava di una civiltà da tempo scomparsa. L'impero ottomano aveva portato la modernità, con mezzi corazzati e cannoni da campo. 3 comandanti da assassinare, 3 capsule portamessaggi da rubare e da inviare insieme ai nostri ordini falsi. Spettava a Zara decidere come affrontare questa missione audace e pericolosa. Wow, ragazzi. Ok, allora innanzitutto binocoliamo e vediamo un po' il da farsi. Se riusciamo a beccare qualche cattivone. Ok. Ok,
E di fin lì ci siamo, eh. Poi vediamo un po'. Quello lì era uno. Poi c'era l'altro che era indicativamente qua. Ok, mi sa che ci occorre il cavalluccio marino per muoverci. Ok, infine c'era questo qua. Qui non ne vedo tanti qui, ragazzi. Più che altro mi sa che sono tutti di là. Allora, io sinceramente proverei ad attaccare direttamente qui e poi ci spostiamo verso il rimanente, eh. Qua è il posto dove ne vedo di meno. Sicuramente ce ne sono un bel po' anche qua, però sinceramente saranno tutti ben nascosti, mi sa. Ok, cavalluccio marino, andiamo. I beduini amavano i loro cavalli. E questi in cambio li ripagavano con velocità e agilità senza pari. Vediamo di non farci male. Allora, vedete che iniziamo da qua, eh. Vai, cavalluccio al galoppo. Ok. Elimina il comandante, va bene. Bene, anche dentro nelle casette. Qua nulla di che, mi sembra, no? Allora, la sacca del comandante me la dà qua. Me la dà qua. Dove minchiazza è sta sacca del comandante? Qua, ok. Obiettivo invia falso messaggio. Ok, andiamo là dove ci sono i piccioni viaggiatori. Ok, obiettivo Un completato. solo Ottimo. ordine non era sufficiente. Il protocollo ottomano richiedeva la triplice copia prima che il treno riconoscesse l'autenticità del messaggio. Dunque, vediamo un po'. Abbiamo altri due obiettivi da andare a controllare adeguatamente, eh. Uno era lì. Uno mi sembra che era della parte di là, eh? Andiamo. Diamo un'altra controllata col nostro bel binocolo. Vediamo un po' se ne becchiamo altri. Sì, ce ne sono quattro addirittura. Ok. E ce ne sono un bel po', ragazzi. Allora, io proverei ad attaccare di qua, visto che vedo la possibilità di chiamare
chiamare o dare l'allarme, eh? Ok, quindi attacchiamo su quel lato.